Eccoci che siamo tornati in diretta dopo la pausa musicale e come annunciato Carlo Cotticelli in collegamento telefonico. Ciao Carlo, buonasera. Buonasera a voi a tutti. Allora Carlo, innanzitutto ho azzeccato il pronostico di Barcellona Real Madrid. Esatto. Una settimana d'anticipo ho detto che non c'erano problemi, quindi va riconosciuto che non c'erano problemi neanche a Lazio Verona, quindi esatto. Sul sorpasso sono stato molto cauto perché immaginavo che la Roma comunque per avere dei grandi numeri prima o poi avrebbe vinto, quindi insomma diciamo ci tenevo a dirlo, a sottolinearlo, quindi tutto qua. Hai azzeccato anche un'altra cosa, Felipe Anderson. Che cosa? Beh certo, mi sembra chiaro, ma Felipe ormai è troppo facile, è scontato. È troppo facile. È un fenomeno vero ragazzi, l'azione che ha fatto nel secondo tempo dove è partito dall'area di rigore della Lazio e ha preso la traversa e quelle cose lì non le fa neanche Neymar, le fa soltanto Messi, eh? Cioè noi siamo su un livello straordinario, questo è il calciatore che rischia di essere il più forte della storia della Lazio. Addirittura il più forte nella storia della Lazio. Sì, guarda, mi lancio proprio a dirti questo, è fenomenale. Allora, questo è un calciatore che è straordinario, ragazzi. Il Santos, quel Santos che vince la Coppa Libertadores aveva, secondo i giornalisti brasiliani, tre grandi giocatori: Neymar, Felipe Anderson e Ganso. E sia Neymar che Felipe Anderson avevano la bellezza di 19 anni. Adesso tutte e due quest'anno possiamo dire che stanno esplodendo bene, perché anche l'anno scorso Neymar aveva fatto quello che aveva fatto, però non era stato determinante. Ci trovi un'analogia anche sul fatto che sono fisicamente sono anche migliorati? È un torello, è diventato il caro Felipe Anderson, come Neymar insomma è diventato anche più forte fisicamente. Ieri si è visto anche nel confronto con giocatori di un certo livello come Kroos, come Sergio Ramos eccetera. Non vedi un po' di similitudine tra i due che continua ad esserci? Allora, c'è una differenza sostanziale ancora, che Neymar comunque si è già confrontato con i grandi fenomeni, perché comunque Neymar ha giocato un mondiale, gioca con una delle squadre più forti del mondo e comunque gioca le partite di Champions. Certo. L'unico, diciamo così, esame che aspetta Felipe Anderson è la maglia verde oro, quella della nazione maggiore, perché lui gioca con l'Under 23 e poi chiaramente le partite di Champions League. È chiaro che la bilancia pende ancora per Neymar, però guarda Max, cioè la Lazio ha preso un calciatore straordinario, è incredibile per davvero, perché io ieri non ho mai visto un giocatore che fa quello che ha fatto lui, peraltro mi sembra uno che non ha neanche tanti grilli per la testa, quindi è veramente un calciatore che può fare cose meravigliose. Senti, questa cosa che dici dei grilli nella testa coincide col fatto del rinnovo del contratto a 1.100.000 euro a stagione, cioè io faccio il paragone all'altra parte del Tevere e credo che ci siano qualche giocatore di quelli che non ha mai fatto giocare Garcia che prende 1.100.000. Questo è perché Felipe Anderson non ha grilli per la testa o perché ancora non è diventato quel giocatore che hai detto prima tu? Ma guarda, il motivo è molto semplice, i top player sono quelli che giocano in Champions League. Uno dei problemi principali che ha avuto Candreva per esempio è che non ha mai giocato una partita di Champions League. Quando si chiedevano cifre iperboliche per Candreva, ricordiamoci che la valutazione dipende molto dalle partite di Champions che giochi. Quello è un esame importante, ormai la Champions League per i club è diventato più importante del campionato. Se pensate che Benitez ormai è evidente, è diventato un allenatore da coppa, e ci sono allenatori che ormai puntano a un piazzamento diciamo così normale in campionato da terzo quarto posto, perché comunque gli consente di giocare la Champions League o se è una squadra di ambizioni minori l'Europa League. È chiaro, Felipe Anderson manca soltanto questo esame, è un esame importante, non è un esame da poco, e auguriamoci che la Lazio riesca ad avere la possibilità di giocare la Coppa dei Campioni il prossimo anno. Senti, ormai pensi che sia solo una questione tra Roma e Lazio il secondo o terzo posto o ancora dietro Napoli, Sampdoria che ha la quarta vittoria consecutiva e Fiorentina possono ambire sia al secondo che al terzo posto?
Guarda, io credo che la lotta per il secondo posto è tra Roma e Lazio, questa è l'impressione che ho, ed è anche una cosa abbastanza divertente, anche se rimane drammatico che il campione italiano ormai si gioca dal secondo posto in giù. No, per il quarto posto vedo la lotta tra Fiorentina, Sampdoria e Napoli, perché comunque le altre, l'Inter secondo me anche scientemente credo che non andrà in Europa League, perché voi sapete che nel caso di qualificazione in Europa League l'Inter avrebbe il mercato bloccato, invece se non si qualifica per Europa League può tranquillamente continuare a fare debiti e a spendere. Anche questa è una cosa che fa capire la follia del calcio italiano. Quindi no, credo che la lotta sia tra queste squadre qua. Quindi tra queste qui. Senti, ritornando alla partita di ieri sera, la Lazio si è presentata insomma diciamo con un po' di cambi dall'ultime prestazioni, no? Parlo in particolare del centrocampo. È sembrato che non avesse, che anche chi l'ha sostituito, anche Caldaldi, non ha diciamo avuto grossi problemi. La cosa che si è notato anche ieri sera contro una squadra che comunque si è posizionata a difendersi, cioè il Verona, è che la Lazio fa sempre del possesso palla e delle azioni, diciamo, dei passaggi brevi, possiamo usare un termine caro al barcellonismo, cioè la Lazio fa il tiki-taka, lo possiamo dire apertamente? No, assolutamente no. Però l'azione che sì. La bellissima azione con tutti quei passaggi che va poi a sbagliare Close tirando addosso al portiere, quello non mi sembra. Quella però nasce da un pressing molto alto della Lazio, però tre quarti di campo del Verona. Sostiene tutta quanta bene l'azione. La Lazio praticamente fa un possesso di palla molto rapido, arriva praticamente con quattro passaggi in porta, però Tiki-Taka è un'altra cosa, cioè Tiki-Taka è quello che tu cominci da Dani Alves a Piquet, parlando del Barcellona che è l'inventore del Tiki-Taka, e tu praticamente hai il possesso palla del 70-75% durante la partita. La Lazio è una squadra che possiede sempre la palla, l'abbiamo detto anche l'altra volta, anche sotto il 50%. Quindi è una squadra che parte molto sulle ripartenze, sul pressing alto, sappiamo bene che rischia molto anche da questo punto di vista, però insomma io credo che no, io non, sinceramente guarda, io non lo vedo più in Italia, forse per questo la vediamo in maniera diversa. No, però, comunque insomma, ieri la Lazio ha fatto del 63% di possesso palla, il Barça di Luis Enrique non supera il 65%. Le ultime partite. Sì, vero. Allora, scusami, dicevo, il Barça di Luis Enrique che non fa più il tiki-taka, perché come ieri insomma hai visto gli highlights, che immagino che eri allo stadio, insomma ecco, ha fatto due gol al Real Madrid, uno di testa su un calcio da fermo che Guardiola non l'ha mai fatti, e uno sul lancio lungo per una punta che Guardiola non ha mai avuto. Ma io mi riferisco a Tiki-Taka del Barcellona di Guardiola, però tu hai ragione su un punto, nell'ultima due partite contro Torino e Verona Lazio ha mantenuto la palla del 60%. Questa cosa l'avevamo detto, ma era una particolarità, un'eccezione rispetto alle partite solite, perché con la Fiorentina la Lazio ha tenuto palla del 45% e ha vinto 4-0. Cioè è una squadra che comunque evidentemente guarda, sta maturando in tutte e due le parti, cioè sia nel possesso palla che nella velocità di gioco. Se una squadra è così, fa ancora tanto meglio, perché vuol dire che è una squadra che può fare tutto, e questo è importante. No, io la facevo, non la paragonavo al tiki-taka di Guardiola, però insomma a questo nuovo Barcellona che gioca con una punta e fa delle verticalizzazioni più che dei passaggi orizzontali la propria forza. Senti, invece che cosa sarebbe successo, tanto premesso che tanto di cappello anche quest'anno a un giocatore come Miro Klose. Però Carlo, dimmi una cosa, ma che sarebbe successo? Dove starebbe la Lazio con un attaccante vero? Vero dico nel senso che non è un attaccante che tocca una palla e la butta dentro. L'abbiamo detto tante volte, lotterebbe per il tiro con la Juventus, questo non c'è dubbio.
La Lazio ha bisogno di 3 giocatori, però se devono essere 3 giocatori importanti, cioè un attaccante da 20-25 gol, non è un caso una sfida cannonieri, malgrado il fatto che la Lazio, sottinteso, che sia ben chiaro, è una squadra che fa segnare tutti, perché non dimentichiamoci, 9 coppe di De Anderson, 8 Mauri Cruz, 7 Giorgic, 3 Parolo, però ovviamente non ha nessuno dei primi 7-8 marcatori della Serie A, cioè a te ti manca chiaramente Tevez o Higuain, insomma un giocatore di quel tipo. E poi secondo me servirebbe un'alternativa a Radu, questo è quello che penso, un'alternativa vera, sì. E poi chiaramente un centrale, secondo me, che in coppia con De Vrij, insomma sia un altro De Vrij, ecco. Se tu c'hai questi 3 giocatori, la Lazio lotta per il campionato. Fermo restando, chiaramente quest'anno la Lazio non ha avuto le coppe, quindi ha avuto un vantaggio rispetto alle altre. È lo stesso vantaggio che in qualche maniera aveva avuto la Roma nella passata stagione. Certo. Però è una squadra che è pronta per poter competere per certi obiettivi, anche perché io non so fino a quando la Juventus manterrà un certo livello, come insomma, il prossimo anno la Juve, quest'anno la Juve arriva al 4º scudetto vinto consecutivo. Noi sappiamo bene che in Italia solo 2 squadre hanno vinto 5 scudetti di fila, la Juventus 30-35 e l'Inter 2006-2010. Quindi insomma devo dire, e peraltro anche soprattutto in condizioni molto particolari, perché l'Inter sappiamo che vince i campionati quando uno ha vinto a tavolino, gli altri li ha vinti con la Juventus, che ci ricordiamo bene, addirittura un anno stava in Serie B e ci ha avuto del tempo prima di prendersi ad essere una grande squadra. La Juve 30-35, ricordiamoci che vince il campionato, perché vince i campionati perché passa al professionismo vero, cioè è la prima società italiana che ingaggia i calciatori con contratti pesanti rispetto agli altri. Infatti la Juventus compra la Rovescelli in blocco, sì. Quindi sono anche situazioni molto particolari, quindi questo da questo punto di vista dimostra che è probabile che il prossimo anno la Juve si prenda una pausa e quindi la Lazio deve essere pronta a sfruttarla. Senti, abbiamo parlato da questa radio per molti mesi, insomma, di una difesa che non era all'altezza delle, diciamo, di ambire a qualcosa di importante. Non ti sembra che, vabbè, l'esplosione di De Vrij, insomma, ha fatto tanto, ma non ti sembra che sto Maurizio poi zitto zitto, lemmo lemmo, comunque la parte sua la fa sempre? Sì. E che magari non c'è neanche bisogno di aspettare Gentiletti quest'anno, insomma. Ma parli di Maurizio? Eh sì, parlo di Maurizio. Lo so, però guarda, però sono attenti, Maurizio il centro di righe, secondo me. No, io Maurizio ha fatto. No, Carlo, scusa se ti interrompo, no, io parlavo di adesso, non sto parlando di Champions. No, insomma, a me, guarda, è un bel giocatore, ma non è De Vrij, eh. No, per cioè, carità, certo. Io non so fino a che punto sia bravo Maurizio, perché c'ha De Vrij vicino. Probabilmente è come... Cioè, attenzione, De Vrij, la notizia del giorno, non so se la sapete. Sì, perché purtroppo. Il Manchester United è arrivato. Nel senso che avrebbe già offerto a De Vrij un contratto importantissimo, quindi voglio dire, anche alla Lazio gli avrebbe offerto 25 milioni di euro per acquisire il cartellino. Cioè De Vrij è un fenomeno, cioè ringraziamo Dio che quella notte qualcuno ha preso Story. Esatto. Cioè trovare un altro come De Vrij è difficile sul mercato, sarebbe anche un peccato mandarlo via, perché guarda che questo è un calciatore che io ieri anche ho visto dei recuperi alla messa, cioè un giocatore straordinario.